Amici, bentornati in un nuovo video. Ragazzi, è lunedì pomeriggio ormai, scusate, non mattina. È lunedì pomeriggio, è passato il weekend, ovviamente Nitro Pampers Canile non si è fatto vivo, non si è fatto sentire. Ragazzi, a quanto pare i coglioni ce li ha solo attaccati alle punte delle dita, non ce l'ha in mezzo alle gambe. Io già volevo aprire il cancello, farlo entrare, accomodare, riempirlo di mazzate, riempirlo, sagagnarlo di botte e molto probabilmente migliorargli la faccia di merda che c'ha, quindi ci avrebbe anche guadagnato. Invece no, non si è fatto vivo, non si è fatto sentire, ha avuto una settimana di tempo, non mi ha messo un commento, non mi ha mandato un messaggio. Io, guardate, onestamente parlando, se lo cerco su Google, Nitro Pampers Canile, mi viene fuori che c'è su Instagram. Clicco, appena apro, mi dice utente non trovato. E che mi metto a fare? Molto probabilmente mi ha bloccato. E cosa mi metto a fare? Mi metto a fare un profilo nuovo per scrivere a sto idiota, come mi metto a iscrivermi su Facebook di nuovo per scrivere a sto imbecille. Ha visto il video, poteva commentare, poteva contattarmi. Il mio profilo Instagram è molto famoso, quindi poteva, non era neanche impossibile trovarmi su Instagram. Però niente, ha deciso di non scrivermi, minacciare ma non scrivere. Anzi, cosa ha fatto il genio? Si è messo a fare altri post ancora su Stealth per cercare di fare ancora più pena, di mettersi in luce e mettermi nell'ombra come schifoso cagnaro e quant'altro. Ma tu continua pure, facendo così altro non hai dimostrato che sei un coglione e un vigliacco. Sei veramente un vigliacco, perché nei tuoi post fai le minacce, spacco di qui, spacco di là, vieni davanti a me che ti spacco io. Però va bene, continua, ma continua. Tanto la verità la sappiamo benissimo entrambi, ok? Inutile che ti attorcigli con quei 5-6 bambocci che ti dicono sì, hai ragione, spacchiamolo, ma alleva ancora. Certo, bambocci che alleva ancora, e c'ho anche molti più cani, e ho anche molta più fama e stima di quello che può avere Nitro Pampers Canile. Vi ricordo, vi voglio far notare che Stealth era a casa mia quando venne quel famoso controllo di 3 anni fa per quei video e fotomontaggi del cazzo, eh? Nessun cane è stato segnalato come maltrattato o usato per attività illegali, nessun cane. E Stealth presentava già il suo segnetto sulla guancia, che Nitro Pampers sa già il perché ma non lo spiegherà mai, e i segnetti sulle zampe, che sempre Nitro Pampers Canile sa ma non spiegherà mai, ok? Il cane, tanto per la cronaca, non se l'è venuto a riprendere lui, gliel'ho voluto ridare io, perché lui voleva che io lo facessi coprire da Drake, uno dei miei ADBA, cose che sono cagnarate vergognose, che io non faccio assolutamente. E in più aveva anche paura, quindi ha accettato di riprendersela, perché aveva paura che i controlli andassero da lui. Perché aveva paura di questo? Perché deteneva i cani in una maniera di merda. Se volete la foto, andate nel mio profilo, no, nella storia ormai sono già scadute, perché ho pubblicato la foto che pubblicò la sua compagna o ex compagna dopo il ritorno di Stealth a casa, che avevano la casa distrutta, detenevano i cani nella merda. Ecco perché è stato felice che il cane tornasse, non per altro, perché se non avevo il controllo, il cane indietro non lo riprendeva. Aveva semplicemente paura che i controlli andassero da lui e trovassero i cani detenuti in una maniera di merda. Non ci credete? Ho le foto, contattatemi su Instagram, ve le giro. Pubblicate dalla sua ex morosa stessa dopo il ritorno di Stealth a casa. Quindi poi io dico, deficiente, hai il coraggio di andare a scrivere dei post scrivendo nei commenti che mi vieni a spezzare, mi spacchi? Non, io ti rispondo perché sono io che ti spacco a te, idiota deficiente. Tu invece che rispondere con altri post inerenti al cane, che ormai con questa storia hai cagato il cazzo, non fai più pena a nessuno, ma non facevi pena neanche 3 anni fa, invece che cagare il cazzo con questa storia, abbi le palle di presentarti, contattami, fissiamo un appuntamento, vieni che ti faccio ripetere tutte le minacce, vieni. Le palle, staccale dalle dita, attaccatele in mezzo alle gambe, con quella faccia da merda che ti ritrovi. Coglione! Vieni che ti raddrizzo i connotati, dio boia. Vieni che ti faccio una maxilo facciale made mountain can. Coglione di merda. Comunque, ragazzi, io vi saluto.
Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. E per Nitro Pumper Canile, sotterrati, cagnaro di merda!